Sempre qualcosa che riguarda l'aspetto suono, nel senso che il rapporto tra rullante e tamburi è tale per cui se io suono con lo stesso tipo di peso, o chiamiamo di forza, anche se io non parlo mai di forza perché parlo sempre di caduta nel colpo, è tale per cui il rullante, avendo molto più attacco per il tipo di fusto, per la cordiera, è un rullante che va suonato con meno peso rispetto agli altri tamburi, perché se io suono nello stesso modo questo rullante suonerà moltissimo. Per cui io sento gente che suona sul rullante fortissimo, addirittura usando quasi esclusivamente il rim. Poi però quando si va sui tom non c'è più suono. Per cui stare più bassi sul rullante, il rullante deve fare da tappeto pur avendo degli accenti, sui tom spingere un pochino di più e grande cura delle ghost sul rullante. Ricordiamoci sempre che le ghost vanno suonate con la mano molto chiusa, sono le note che vanno gestite più che le note normali o quelle accentate, mentre molto spesso molta gente pensa che siccome la nota è piano io allento, invece no, faccio vedere delle cose. Quindi vedete, sul rullante sto sempre più basso, ho degli accenti, ho delle dinamiche, sui tom metto più energia. Questo è il principio fondamentale.